Allora, non mi ero accorto che era uscita una patch per Spider-Man. Quindi voglio vedere se finalmente hanno risolto. Cioè, che poi l'ho già visto. Comunque, in pratica, il problema è solo uno. Che in realtà il ray tracing in questo gioco è brutto. L'ho provato e poi l'ho disattivato. Non è che abbassa le prestazioni, è proprio brutto. Vabbè, si vede tutte le squadrettature, quindi l'ho levato perché è meglio. Comunque, volevo solo vedere come girava. Devo incontrare Yuri a Ovviamente Chinatown. c'ho uno schermo a frequenza variabile col G-Sync di Nvidia, direi che funziona bene. Però volevo andare nel punto più alto del gioco. Insomma, del gioco, della città, non lo so, perché io ci ho giocato poco a questo gioco. Comunque, anche se cambia parecchio il frame rate, almeno sullo schermo che ho non si nota la differenza, appunto, perché ho sentito persone che dicono che non serve il G-Sync, ma invece a me mi sembra che sia ottimo. Comunque si va da un minimo di 60 frame al secondo fino a 200 frame al secondo. È interessante perché non si nota. Giocando non si nota. Si arriva a 220 frame al secondo. Vabbè, il gioco è bello. Nel senso, è bello. È fatto bene. Tecnicamente. Almeno gira bene adesso. Quando l'ho comprato girava male. E allora ci facciamo un tuffo. No, ci facciamo un tuffo da un'altra parte. Sì, dai, bisogna dirlo, hanno fatto un buon lavoro, anche se ci hanno messo un po' di tempo. Cioè, alla fine io con la mia configurazione hardware, quando ho preso il gioco, andava tipo sui 30 frame al secondo e quindi l'avevo disinstallato. Ok. Direi che è tutto. Ci vediamo alla prossima.